chiude, è una parola che non esiste. Lo hanno voluto ribadire insieme azienda ospedaliera di Padova e USL 6 Euganea. L'ospedale Sant'Antonio non chiuderà né subirà un ridimensionamento, continuerà invece a svolgere le sue funzioni di assistenza ospedaliera con una riorganizzazione di alcune aree. Il piano attuativo è in fase di preparazione e verrà spedito alla Regione il prossimo 26 agosto. Lo scopo di questo piano attuativo è di delineare i tempi e i modi di questo trasferimento, è chiaro, con l'obiettivo di continuare a garantire al territorio padovano quelli che sono i livelli di servizio che oggi Sant'Antonio e azienda ospedaliera stanno erogando. La riabilitazione non chiude, anzi le schede ospedaliere hanno la visione di un grosso polo riabilitativo con 50 posti letto, spiega il direttore dell'USL 6 Scibetta, ma si va delineando il nuovo futuro della sanità padovana con l'avvento del polo ospedaliero di Padova Est. Questo trasferimento all'ospedale Sant'Antonio è in questa prospettiva programmatoria su cui già da 3 anni o forse più si sta lavorando, cioè quello di creare un polo sanitario padovano che sia a livelli di elevata efficienza con integrazione di aree funzionali e quindi con un modello organizzativo che sia sempre più performante. Per Luciano Flor, direttore generale dell'azienda ospedaliera, le riflessioni riguardano soprattutto le aree di ortopedia, urologia e psichiatria. Bisogna capire dove ottimizzare e come meglio utilizzare le funzioni nell'ambito di un impiego sulle 24 ore dell'offerta specialistica. Ricordo che abbiamo tantissime funzioni che sono già integrate: la rianimazione, la dialisi, l'ortopedia, il CUP ce l'abbiamo in comune, uno non può chiamare il CUP dell'azienda ospedaliera o il CUP del Sant'Antonio, c'è un unico CUP. Allora, non ci sono motivi di preoccupazione rispetto alla chiusura, non ci penso neanche, non è questo il tema, ma non ci devono essere problemi e preoccupazioni neanche sul futuro dei servizi, perché noi siamo chiamati a ragionare per migliorarli, non per chiuderli.